l'attaccante del Sassuolo proverà a tirare questo primo calcio di rigore. Immaginiamo la tensione, immaginiamo la paura che è di fatto poi dipinta anche sul volto di Domenico Berardi. Leonardo Bonucci lì assieme ai suoi compagni di squadra proprio a presidio della linea mediana, come di consueto accade in queste occasioni. Berardi, la sua rincorsa, batterà con il piede sinistro a Pickwork, che si muove nervosamente all'interno dell'area piccola. Ora mette i piedi sulla linea del gol, l'arbitro che fischia la rincorsa di Berardi, il tiro, la rete, il ragazzo di Calabria la mette dentro. Un gol per noi, un gol per noi, un gol per noi, un gol per noi. Il ragazzo di Calabria ha spiazzato Pickwork con l'interno piede sinistro, è andato a cercare, a trovare l'angolo alla destra di Pickford, che si era girato dalla parte opposta, e tocca ad Harry Kane, il capitano degli inglesi, un campione possiamo dirlo, un campione, magari stasera non ha brillato ma è giocatore di veramente di grande cifra internazionale. Harry Kane contro Donnarumma, Harry Kane è destro, Donnarumma che si piazza al centro della sua porta, i rigori si tirano alla destra della nostra punto d'osservazione. Parte Harry Kane che batterà con il destro la rincorsa, il tiro, rete, aveva intuito Donnarumma il tiro ad incrociare sul palo destro a mezza altezza, non c'è arrivato l'estremo difensore azzurro, il pallone che è finito in porta e siamo 1-1, un rigore a testa, un gol a testa, questo almeno il primo esito, l'esito dei primi due calci dagli 11 metri. Tocca ad Andrea Belotti, tocca alla Gallo adesso avvicinarsi al dischetto del calcio di rigore, lo fa con flemma, lo fa però con decisione, è l'arbitro che gli si avvicina ad indicare dove deve essere posizionato esattamente il pallone, gli azzurri che si abbracciano, la concentrazione di Giorgio Chiellini, la rincorsa di Andrea Belotti poco al di fuori l'area di rigore, Pickford che come al solito va a cercare di distrarre l'attaccante del Torino saltellando all'altezza della linea di porta, il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Belotti, il tiro, la parata di Pickford, quindi tre tiri, un gol a testa e poi l'errore di Andrea Belotti, l'errore di Andrea Belotti dalla dischetta, aveva cercato il palo alla sinistra di Pickford che si è disteso, però una soluzione abbastanza centrale questa da parte dell'attaccante del Torino, è Pickford che ha avuto la meglio ed è riuscito a respingere. Tocca a Maguire, calcerà anche lui con il destro, difensore centrale del Manchester United, maglia numero 6, Gigio Donnarumma è lì che si allaccia agli scarpini, che allarga le braccia quasi a poter proteggere la propria porta, e con Roberto Mancini che si mette a posto la capigliatura, Maguire che sta per partire dopo il fischio dell'arbitro, anche lui che piedi posizionati sulla linea dell'area di rigore, il tiro che parte, splendido calcio di rigore sotto l'incrocio dei pali, spiazzato Gigio Donnarumma. E sono due gol dopo quattro rigori, due gol per l'Inghilterra, quindi due rigori a testa, quattro in totale, un gol soltanto per gli azzurri che adesso si portano nuovamente sul dischetto. Vediamo a chi tocca portarsi adesso alla conclusione. Leonardo Bonucci, che è stato l'autore del gol del pareggio della nostra nazionale, Leonardo Bonucci che mette il pallone proprio sul dischetto degli 11 metri, andrà a calciare lui con il destro. Southgate guarda con grande intensità la porta dove si battono i calci di rigore, parte Bonucci con il suo tiro, la rete, e pareggiamo il conto dei gol, ma siamo con un rigore in più, l'aveva intuita stavolta però Pickford, anche stavolta l'aveva intuita, era andato a tuffarsi alla sua destra, non è riuscito ad alzare il braccio sinistro, il pallone che è finito in porta, due rigori a segno per parte, ma un tiro in meno per gli inglesi che ora vanno ad esibirsi dal dischetto con Rashford che andrà con il piede destro, Rashford contro Donnarumma, ovviamente grande tensione in campo così come sugli spalti, Rashford prende una rincorsa abbastanza dritta perpendicolare rispetto al pallone, ma batterà con il piede destro, anche lui con il piede destro poi appoggiato sulla linea dei 16 metri, c'è stato il fischio dell'arbitro, Rashford che non parte, va in orizzontale, poi punta la porta, quasi si adagia, ferma palo, fuori, ha sbagliato Rashford, quindi
due gol per gli azzurri, due gol per gli inglesi, un rigore per parte e bisogna tirare il quarto tiro dal dischetto, bisogna effettuare il quarto tiro dal dischetto. Una rincorsa un pochino troppo elaborata da parte di Rashford, che poi ha messo sul fondo il pallone dopo aver colpito il palo, viene consolato dai propri compagni di squadra, a Phillips, a Stones, agli altri, Federico Bernardeschi, tocca a lui, tocca a Federico Bernardeschi. Bernardeschi col mancino, ha messo il pallone a terra, anche lui dal limite dell'area di rigore si sposta leggermente in orizzontale, saltella sulla linea di porta, Pickford prende la rincorsa a Bernardeschi dopo il fischio dell'arbitro, il tiro, rete, centrale Bernardeschi e andiamo in vantaggio dopo quattro rigori, tre gol per noi e due per gli inglesi, che però hanno tirato solo tre volte e vanno adesso al tentativo di gol dal quarto tentativo dal dischetto. Vediamo cosa succede, vediamo chi si incarica di andare sul dischetto, vediamo chi si incarica di andare sul dischetto, vediamo chi va a preoccuparsi di andare sul dischetto. Tocca a Sancho, tocca proprio a lui, al giovanissimo Sancho, occuparsi di questo quarto tentativo di trasformazione da parte degli inglesi. Tre rigori, due gol, Sancho contro Donnarumma, Sancho contro Donnarumma, rincorsa più breve questa volta, gente che non vuole guardare, parte Sancho, il tiro, la prende Donnarumma, l'ha parata Donnarumma, l'ha presa Donnarumma alla sinistra a mezza altezza e adesso è il quinto rigore, è il quinto rigore che può essere quello decisivo. Gentili ascoltatori, può essere il rigore decisivo, può essere questo il rigore decisivo, può essere il rigore decisivo. E ci sarà sicuramente, probabilmente andrà Giorginio sulla sfera, Roberto Mancini che passeggia nervosamente, tocca a Giorginio, sì, tocca a Giorginio, tocca ancora a lui, il pallone tra le mani da parte del nostro regista, il volto tiratissimo, il pallone adagiato ora sul dischetto, Pickford che ancora una volta passeggia nervosamente, dice no problem, fa flessioni, sbatte i pugni per terra, smorfie con il viso, Jorginho che mette accuratamente il pallone sul punto di battuta, sta per partire la rincorsa di Jorginho, sta per partire la rincorsa di Jorginho, grande tensione ovviamente in questo momento, il fischio dell'arbitro, Jorginho, la sua rincorsa, il suo tiro, rete, non l'ha presa! Incredibile, l'ha presa Pickford, l'ha sbattuta sul palo interno, proprio il nostro rigorista, quello che non sbaglia mai, stavolta l'ha sbagliata. 5 rigori, 3 gol, adesso c'è l'opportunità del pareggio da parte degli inglesi, quando, gentili ascoltatori, tutto sembrata fatto, e Jorginho che se la prende con se stesso, Saka sul pallone, batterà con il mancino, il quinto rigore della serie della nazionale inglese, prende anche lui una breve rincorsa, il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Saka, il tiro, siamo campioni d'Europa, 23-54 minuti in Italia, l'Italia è campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia, la parata Donnarumma, un tricolore sventola sul tetto d'Europa, le lacrime degli azzurri che hanno raggiunto il massimo risultato, abbiamo vinto noi, siamo avanti noi e lo siamo definitivamente stavolta. Siamo i campioni d'Europa, dopo che non siamo riusciti a partecipare a un mondiale. Gentili ascoltatori, possiamo finalmente piangere di gioia perché Gigio Batman Donnarumma ci ha regalato la più grande soddisfazione, anche Spinazzola che esulta con i suoi compagni di squadra. Il calcio torna a casa, il calcio torna dove è nato, tra le piazze di Firenze la Magnifica, e l'entusiasmo che dilaga a Roma, la città eterna, prima di scendere a bagnare la sua gioia in quello specchio di mare del Golfo che va a bagnare anche le falde del Vesuvio nella meravigliosa Napoli, e scende come una spada verso la superba Trinacria che si affaccia sulla mare
Madre Africa, il pianto di Roberto Mancini e poi ancora un'isola cristallina come la Sardegna, per salire verso un triangolo di sudore, di fatica, di sguardo verso il futuro e di lavoro di tante generazioni tra Genova, Milano e Torino, fino a culminare in laguna dove l'acqua accarezza la sinuosissima Venezia. E consentitelo, gentili ascoltatori, al vostro cronista anche adesso questo entusiasmo di laghi nel borgo dei borghi, nella meravigliosa Tropea, adesso bagnato, disegnato il tricolore sull'isola che va ad affacciarsi, a precipitare in un mare cristallino. È una gioia incontenibile, gentili ascoltatori. Siamo campioni d'Europa, siamo campioni d'Europa. Dopo il 68 vinciamo a Wembley, vinciamo i calci di rigore, vinciamo con sofferenza come solo noi sappiamo fare in questo anno e mezzo, in questi quasi 2 anni di una sofferenza indicibile. Dedichiamola.